Allora, salve, siamo io, Mario Donato, commentatore, e il mio assistente, Angelo Giuseppe, della squadra di Spartano, per commentare la semifinale di ritorno tra Apoel e Deportivo Spavone. Ricordiamo che l'andata si è conclusa sul 6-5 Apoel, grande risultato, nonostante anche una grande prova degli avversari. Ora il risultato è sullo 0-0 ancora al secondo tempo, ma partita vibrante, con purtroppo me medesimo che si è mangiato due gol, uno di pancia veramente clamoroso, da ritiro proprio immediato, da prendere scarpette proprio al chiodo subito. La dita, va bene. Ecco ora Apoel, Nicolini non ce la fa a controllare. Ecco De Martino, prende il pallone per battere col signor Trinchillo, il mangiasoldi del torneo. Chi arbitra questa volta? Ecco De Martino parte, cross in mezzo, sfondo. Il giudice lascia passare. Il giudice al rinvio. Pubblico. Il giudice al rinvio. Ecco che parte. Al solito appena un pallone. Al solito. È giudice. Partita vibrante ancora sullo 0-0. Crediamo che se finisse così, gli Apoel si qualificherebbero alla finale. Abbiamo anche i mister degli Spavone. Salve, cosa vuole dire della partita? No, siamo io? Qua. Sì, è intervistato. La partita combattuta. Avete un ottimo portiere. Grazie, anche voi. Anche se non ho avuto ancora tante prove stasera. Ecco Marzo, tira fondo. Pericolo. Sommella non va. Ecco del giudice. Si appresta. Ecco, tira in avanti. Intercetta Colace, calmi. Monaco in mezzo per Nicolini che cicca il pallone clamorosamente. E ora qui chiudiamo il collegamento. Apoel Deportivo Spavone 0-0 semifinale di